Cambiare volto alla città lasciandosi definitivamente alle spalle una stagione politica fallimentare con tutti i suoi protagonisti. Il rinnovamento su cui punta la candidata sindaco Tonia Spina non è solo di facciata. Nelle quattro liste che compongono la coalizione Un'altra Biceglie ci sono solo volti nuovi, persone per bene con una grande voglia di mettere la loro passione, le loro competenze al servizio della città. Sul palco montato in piazza Vittorio Emanuele scorrono le immagini di una città trascurata e che fa fatica a rialzare la testa. Tonia Spina, al primo comizio della sua campagna elettorale, invita i cittadini a dare fiducia all'unico progetto politico in grado di scrivere veramente un'altra storia per Biceglie. Noi pensiamo che la città abbia bisogno di un cambiamento e per il cambiamento bisogna cambiare dalle persone. I miei candidati sono tutte persone pulite, persone nuove alla politica, persone che non sono mai state candidate, che non hanno avuto per candidarsi la promessa di un lavoro, persone che come me credono che è possibile realizzare un'altra Biceglie. Io sono orgogliosa di avere quattro liste formate da persone che veramente hanno condiviso con me il progetto politico, che pensano che si possa fare qualcosa per Biceglie. Noi stasera abbiamo proiettato un video che dimostra come oggi abbiamo ridotto la nostra città. Insieme abbiamo voglia di creare una situazione completamente diversa e noi diciamo basta, non vogliamo la politica che pensa alle lottizzazioni, non siamo contro la politica che pensa ai personalismi, siamo contro le persone che cambiano partito politico come i calzini ogni mattina. Siamo persone che credono nella possibilità di spendersi per la politica come dovere, come gratuità. Per noi questo è fare politica. Sono saliti sul palco per promuovere il progetto della coalizione Un'altra Biceglie Patrizia Del Giudice, presidente della Commissione Pari Opportunità della Regione Puglia, Francesco Balducci, sindacalista e dirigente nazionale della Federazione Sindacati Indipendenti, ed il consigliere regionale Francesco Ventola. La forza del nostro programma, sottolinea Tonia Spina, sta tutta nella credibilità delle persone che lo sostengono. La politica deve ascoltare i problemi reali della gente, deve ascoltare i giovani, ma non solo in campagna elettorale, deve poter parlare di lavoro, ma non pensando a delle municipalizzate che possono prendere a lavorare a turno un mese alla volta le persone che hanno bisogno. Deve pensare a delle prospettive di sviluppo della nostra città, deve favorire le nostre imprese a che possano assumere giovani e quindi possano dare la dignità alle nostre famiglie. Io voglio che i giovani possano credere nella possibilità di realizzare i loro sogni, che la città possa diventare più pulita di quello che è. C'è un grandissimo lavoro da fare, io sono convinta che riusciremo a farlo insieme e sono convinta che il fatto che io abbia quattro liste a differenza di altri che ne hanno nove non sia per me motivo di minore forza, ma anzi io sono del parere che la forza, la condivisione, la buona volontà e l'entusiasmo dei miei candidati possa vincere qualunque sfida.